Castello Banfi, Il Poggio alla Mora, this castle has been here for hundreds of years, since the 12th century, and it just brings a magic and a history and a story to this beautiful wine estate which surrounds the countrysides. Un vero e proprio gioiello dell'architettura toscana immerso in un patrimonio, in un paesaggio senza eguali. L'incarico per lo stand Banfi al Vinitaly è arrivato assolutamente inaspettato nel nostro studio. Pensavamo di rivolgersi a uno dei più autorevoli architetti, uno studio di design importante, l'Arcos dell'architetto Milesi, per uno stand che rappresentasse i valori identitari dell'azienda, la ricerca, l'essere sempre un passo avanti e anche rappresentare quello che è poi le sensazioni che questa azienda trasmette, l'ospitalità, l'apertura, la condivisione. Ho pensato di costruire l'architettura dello stand in funzione delle immagini che lì avremmo potuto proiettare, ma non dovevano essere immagini, come dire, statiche e da guardare. L'immagine doveva assorbire anche la presenza dei visitatori e degli operatori. Ecco che abbiamo proiettato questi video su schermi traslucidi, trasparenti, attraverso i quali si individuava chiaramente la presenza delle persone, come se il tutto fosse le persone, i visitatori e la grande famiglia Banfi vivesse all'interno di questo video. Un lavoro lungo, attento e sinergico, quello con il regista, per la scelta di quasi, forse più di un anno di riprese in azienda, e quindi la scelta accurata delle immagini giuste alla velocità giusta, rapportata alla dimensione dell'immagine e alla distanza tra immagine e spettatore. Abbiamo voluto portare all'interno dello stand i profumi della Toscana. Nel lentisco è immerso il castello e quindi con l'olio di lentisco abbiamo impregnato i legni dello stand. E abbiamo voluto che nessun colore artificiale, nessuna materia artificiale contaminasse questa naturalità che noi volevamo trasmettere attraverso le immagini. Per cui il legno nero, scuro, in realtà non è tinto, ma è bruciato. È bruciato con un'antica tecnica giapponese che è molto simile alla tostatura, peraltro, delle barrique, quindi ci piaceva questa assonanza. Le strutture invece rimangono in legno naturale, in legno di larice. Alcuni tamponamenti sono in legno di larice. Il legno di larice è quello utilizzato per la confezione delle bottiglie di pregio. Una struttura assolutamente tecnica, completamente in legno. Un pavimento in ferro lasciato grezzo e solo cerato, che potessero chiaramente mostrarsi in quanto struttura a supporto dell'immagine. Tutto, quindi anche la struttura e i materiali di contorno, sono stati pensati perché la gente potesse avere la sensazione di passare attraverso quei terreni, quei territori, quelle vigne, quel vento. Una musica di sottofondo scelta accuratamente perché non possa alterare e infastidire il dialogo tra le persone, ma in quel modo correggere l'inquinamento generale. Abbiamo riportato video, abbiamo riportato sensazioni, suoni, musiche, odori, poi per avere all'interno dello stand, in una estrema sintesi e con una grossa fruibilità, quella che è la ricerca incessante, la ricerca dell'eccellenza che l'azienda porta avanti. Creare
un habitat sensoriale nel quale la gente potesse entrare, vivere all'interno di uno spazio dove tutti i quattro sensi vengono sollecitati in modo fertile per richiamare la lunga esperienza della ditta Banfi. The stand, which was created this year for Casello Banfi, magnificent because it really captured the energy, the drama and the beauty of the Castello. Studiare la distribuzione sui due livelli in modo molto attento. Abbiamo voluto al piano terreno uno spazio centrale di mescita come un wine bar, appunto aperto a tutti, con nessuna seduta. La gente lì all'interno di questo spazio si può muovere. La scala per salire al piano superiore non doveva essere immediatamente percepibile. Al primo piano abbiamo suddiviso lo spazio in tre ambienti, due salottini, poco diversificati strutturalmente, ma diversificati soprattutto da due filmati diversi, e poi un salotto più importante, più grande, dove ci possono stare tranquillamente 40-50 persone, che è stato utilizzato da Banfi anche per dei convegni. Abbiamo studiato dettagliatamente i percorsi in modo tale che fossero percorsi emozionali ma anche strategicamente funzionali a questo enorme afflusso di gente che frequenta lo stand Banfi e credo sia uno dei più frequentati al Vin Italy. Veramente contenti, oserei dire entusiasti di questo nuovo stand, che è anche riduttivo chiamare stand, perché è veramente la rappresentazione di quello che oggi è l'azienda. Volevamo fare proprio questo, difficilmente dalla teoria si riesce poi a raggiungere in pratica quello che era il desiderato, e in questo caso siamo riusciti veramente a concentrare in questi 156 metri quadrati veramente l'approccio, il feeling che l'azienda vuole trasmettere. Un'azienda moderna ma con delle radici nel passato, un'azienda che fa della ricerca e della condivisione di questa ricerca il suo obiettivo principale, quindi uno stand che veramente rappresentasse in maniera dinamica quel concetto, appunto, di evoluzione dinamica, un concetto che l'azienda è molto cara, che però è molto spesso difficile tecnicamente da rappresentare. Invece uno stand ci ha aiutato anche a rendere fruibili concetti a volte un po' scientifici, un po' accademici. Devo dire che il risultato è abbastanza affascinante, creare all'interno di questa microarchitettura dei percorsi emozionali che alla fine rimarranno nella memoria di coloro che hanno visitato lo stand e quindi ricorderanno Banfi attraverso soprattutto i quattro sensi, anche a livello inconscio. Thank you all for enjoying the stand and we look forward to welcoming you back next year. La squadra che siamo riusciti a mettere assieme è stata di grandissimo valore e ci ha trasferito anche un'interessante esperienza anche formativa. Una grossa attenzione da parte del pubblico, ma anche una grossa interazione, perché era uno stand che di fatto regalava emozioni e il risultato è stato un risultato ben oltre le aspettative.